commissario, si va avanti nella questione della regolarizzazione e la gestione dei rifiuti, sono stati approvati anche i PEF, ci sono degli aumenti però. Sì, ci sono degli aumenti che sono fisiologici per avere un ritorno ancora più importante e più controllato dei rifiuti solidi urbani con differenziata e non. Siamo stati pressoché obbligati ad aggiornare queste tariffe, anche perché insomma il resto del nostro paese in Italia pagavano abbastanza, molto di più. Quindi però voglio dire, il ritorno è sicuramente senza dubbio un servizio migliore, già lo stiamo, credo, lo stiamo constatando, andando in giro per la città ne abbiamo certezza. Tra l'altro dobbiamo anche dire che questo PEF, che non veniva alla luce da ben 4 anni, ci permetterà e mi permetterà di passare in consegna al sindaco che sarà eletto dal popolo una situazione, almeno per tutto quest'anno, di assoluta tranquillità, quindi non ci saranno dei fuori bilancio, abbiamo già determinato importi che non si scosteranno da quelle che sono le previsioni. Il tempo sta stringendo in vista delle prossime elezioni e quindi del passaggio di consegne al futuro nuovo sindaco della città. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono adesso piccole determinazioni che però hanno avranno anch'esse la loro importanza. Il grosso, in tutta onestà intellettuale, lo devo dire, l'abbiamo già fatto, però stiamo continuando a lavorare alacramente con i miei dirigenti. Prova ne è che fino a tarda sera abbiamo discusso alcune cose che dobbiamo una volta per tutte superare. Abbiamo qualche situazione in sospeso con la Gelas, però ormai in dirittura d'arrivo, e ci stiamo attrezzando affinché questo sostare abbia finalmente un modo e motivo di dare un ritorno al comune, perché insomma sono degli introiti che il comune stesso non può fare a meno. Devo dire che sono moderatamente, cautamente soddisfatto dell'operato, chiaramente detto da me, io insomma non posso elogiare me stesso, non ci mancherebbe altro, però ho certezza che il sindaco che andrà ad insediare di qui a poco troverà una situazione certamente molto più serena, florida, rispetto a come l'ho trovata io quando mi sono insediato in quel 17 settembre dello scorso anno.